galla tutti i problemi della mala gestione del territorio italiano. Sarà l'ennesimo autunno caldo per molti italiani, i quali si troveranno sommersi da acqua e fango, e credo che sia opportuno dar loro un segnale accettando queste proposte, proposte che ribadisco sono necessarie per aiutare concretamente fin da subito i nostri concittadini. Quindi rifletteteci sotto l'ombrellone e buone ferie a tutti. La ringrazio. È iscritta a parlare l'onorevole Dorina Bianchi, che però non vedi in aula, quindi si intende che vi abbia rinunciato. È iscritta a parlare l'onorevole Monchiero, ne ha facoltà. Solo per sottolineare la necessità, l'urgenza e l'opportunità di questa legge delega, che consentirà al Governo di riordinare una materia abbastanza complessa e della cui necessità, come hanno già sottolineato i colleghi, tutti sentiamo il bisogno. Detto questo, chiedo di poter consegnare il mio intervento. È certamente autorizzata anche lei, onorevole Monchiero. È iscritta a parlare onorevole Zaratti, ne ha facoltà. Grazie Presidente, anch'io consegnerò il mio intervento. Voglio soltanto dire due frasi in premessa. Il Governo ha scelto la forma della legge delega, noi avremmo preferito invece una legge fatta in aula, perché crediamo che ancora una volta il ruolo centrale del Parlamento viene, diciamo, sottodimensionato. Ciò nonostante, anche noi abbiamo presentato una nostra proposta di legge che in qualche modo, in minima parte, è confluita nel testo che è arrivato in aula. Alcuni nostri emendamenti sono stati ulteriormente inseriti. Speriamo che nella fase di discussione che l'Aula affronterà a settembre ci sarà la possibilità di migliorare ulteriormente questo testo. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole Segoni, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Questa è la prima proposta di legge di Alternativa Libera che approda in aula, quindi capirete che ci tengo moltissimo a questo intervento, pertanto chiedo di consegnarlo alla Presidenza di modo che venga fedelmente riportato agli atti, scrivendo tutte le lettere C che altrimenti avrei aspirato. Grazie. Grazie a lei, onorevole Segoni. A questo ovviamente autorizzata anche lei, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. L'onorevole Grimoldi, relatore di minoranza, non c'è, quindi evidentemente non intende replicare. Ha facoltà di replicare, se lo ritiene, la relatrice di maggioranza Mariani, no, rinuncia anch'essa. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, che rinuncia. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.